sorriso dalle labbra. Un momento d'oro per Laura Pausini, star planetaria che ha mosso i suoi primi passi da Solarolo in Romagna per conquistare il pubblico mondiale. Finalmente tu davanti a me. Successo Amore in una perfetta alchimia, lo scorso 22 marzo, proprio nella sua casa d'origine, ha festeggiato il matrimonio con Paolo Carta, suo compagno da 18 anni, papà di Paola, la damigella d'onore che ha portato le fedi a mamma e papà, come Laura sognava dal momento in cui ha scoperto di essere incinta. È tutto vero, mi sono sposata. Yeah! E adesso comincia la botta finale! La luna di miele sale in viaggio con il pubblico, del resto il loro amore è nato proprio sul palco ed è lì che vogliono festeggiare. Data zero del tour mondiale per promuovere l'album Un Buon Inizio, già in testa alle classifiche, l'8 dicembre a Rimini. Una data pensata proprio in base alle esigenze scolastiche della figlia Paola, che ha 10 anni e frequenta l'elementare. La Pausini non annuava la condivisione dei suoi momenti più importanti a 30 anni esatti dal successo della Solitudine che la fa trionfare a Sanremo, segnando l'inizio della sua strepitosa ascesa, ha voluto cimentarsi in un tour speciale, tre capitali in 24 ore. New York, Madrid, Milano, tre tappe nei teatri più importanti, tutte immediatamente sold out. Un tour de force, tra voli, soundcheck, incontri coi fan, che solo una forza della natura come lei poteva immaginare. Una pazzia l'ha definita, un regalo per chi l'ha sostenuta in questi tre magici decenni. Non è possibile.